e benvenuti in questo nuovo episodio di Play Like a Goblin. Io sono Elisa, dalla tana dei Goblin Moretta, e oggi giochiamo a Goras for Donuts, un gioco da 2 a 6 giocatori, edito dalla Uplay. Sigla! In Goras for Donuts sei in pasticceria con i tuoi amici e vuoi mangiare quanti più dolci possibili. Scegli i tuoi dolci e cerca di fare il maggior numero di punti. Date a ogni giocatore le carte selezione pari al numero di giocatori più 1. Posizionate altrettanti segnariga con a fianco il mazzo di dolcetti. Qua ci sarà il mazzo degli scarti. Il mazzo di dolcetti varia in base al numero di giocatori, come potete vedere a pagina 2 del regolamento. All'inizio di ogni turno posizionate una carta dolcetto in ogni riga vuota. Dopodiché ogni giocatore sceglie segretamente la sua carta selezione. Quando tutti hanno scelto, si girano. Partendo dalla prima riga, se un giocatore ha scelto questa carta, la ottiene. Se la carta ha una stella negli angoli, attiva subito il suo effetto. Se nessun giocatore ha scelto questa carta, rimane lì. Se 2 o più giocatori hanno scelto la stessa carta, viene scartata. Si procede così in ordine crescente per ogni riga. Se le carte dolcetto non bastano per riempire tutte le righe, finisce la partita. E si contano i punti. Goras for Donuts è adatto a introdurre nuovi giocatori, sia per la semplicità che per il tema. Il suo punto forte è proprio l'asta segreta. Non vincerete prendendo i dolci migliori, ma capendo a cosa puntano gli altri giocatori. Ora potete iniziare a giocare, ma prima visitate il nostro sito goblins.net e i canali social con il link in descrizione. E ricordate, il gioco trionfa sul mare. Ciao!